con il presidente Daniele Sebastiani andiamo ad analizzare la seconda vittoria consecutiva in trasferta, terza in stagione, conti fatti meritata, anche se che spavento con Mora che ha salvato sulla linea, però nell'arco dei 90 minuti un bel Pescara. Sì, ma anche la Viterbese è una bella squadra, ha giocato molto bene, ci ha messo anche in difficoltà, quindi una bella partita sicuramente. Contento oggi il presidente? Certo che sei contento, anche perché questo girone, lo stanno dimostrando i risultati, non è un girone semplice, quindi sarà difficile su tutti i campi, bisogna giocare con questa concentrazione, questa cattiveria, questa voglia di andare su tutti i palloni. La prova di Cancellotti, dicevamo poco fa in diretta, cancella, ci sta il gioco di parole, le possibili... possibili arrivi per sostituire Pellacani, oppure state continuando a sondare il mercato degli svincolati? No, ma credo che siamo stati anche abbastanza chiari, prendere per prendere non esiste, se viene qualcuno, se troviamo qualcuno che ci fa fare il salto di qualità è un conto, altrimenti i giocatori ce li abbiamo, quindi poi su Cancellotti che cosa devo dire ancora di più? Cancellotti è affidabilissimo, è un giocatore che dove lo metti fa il suo. Ma arriverà Cestic in prova? Ma non credo proprio. L'ultima da parte mia, poi andremo con una domanda da studio. Il Calanzaro, diceva poco fa, forse si riferiva a quello con i risultati, ha impattato la partita in trasferta al 96esimo. Ridà entusiasmo questa giornata al Pescara dopo il KO con il Crotone e gli infortuni che ci sono stati? Siamo appena alla quarta giornata, non è che possiamo guardare i risultati degli altri, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare di crescere, di migliorare, di crescere come condizioni, perché comunque siamo all'inizio del campionato, quindi non bisogna guardare gli altri, bisogna guardare in casa nostra e in casa nostra stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Una domanda, una per il presidente Daniele Sebastiani. Sì, Fabio Ferraresi. Ciao Press, no, io prima con Enrico dicevo che c'è da essere molto contenti perché oggi dal mio punto di vista il Pescara ha interpretato la gara, come dicevi tu spesso e volentieri in questi ultimi anni, rispetto alla categoria in cui è, quindi è una cosa che lascia ben sperare il fatto che si sia calata subito nella realtà di un campionato molto difficile. Non so se tu sei d'accordo con quello che dico io. Sì Fabio, sono assolutamente d'accordo, dobbiamo sapere essere, passano il termine senza nulla togliere all'operaio, ma dobbiamo essere tutti operai in campo, perché se pensiamo, se qualcuno pensa di essere uno scienziato poi magari manca un giocatore in campo, se siamo 11 allineati e coperti per il fine comune, cioè quello di aiutarsi tra di loro e di cercare di portare a casa il risultato, questa è una squadra che lo può fare. Poi però, ripeto, siamo all'inizio, quindi tutto quello che dico può essere smentito in una partita, in due partite, per cui teniamo i piedi per terra e continuiamo a lavorare come sta facendo giustamente il mister con i ragazzi, e questa squadra credo che crescerà partita dopo partita. In chiusura, in 3 secondi, la cosa che le è piaciuta di più questa sera? Quello che sto dicendo, cioè la voglia di tutti di conquistare una vittoria su un campo che non era assolutamente facile.